tutti. Siamo qui per il primo incontro della stagione 2017-2018 della Società di Lettura e molto felici di ascoltare questa storia straordinaria che vi sarà tra poco raccontata. E a me, al solito, spetta il compito di ringraziare tutti coloro che ci mettono nella possibilità di avere queste belle esperienze, e cioè in primo luogo l'Archiginnasio, nella persona dei direttori di Piaggio Bellettini e Anna Manfron, ma di tutto il personale che fa funzionare questa macchina straordinaria che rinviando all'antico però riesce a utilizzare gli strumenti più avanzati per farla funzionare per l'appunto come un meccanismo perfetto. E quindi grazie sempre, come sempre. E grazie anche agli autori di questo bel libro che racconta una bella storia e che ce l'hanno portato. Grazie a Andrea Bacchi che lo presenta. E la Iadra è come sempre un pezzo della nostra storia, quindi a te non spettano ringraziamenti, no? Bene, vi lascio a questo straordinario racconto. Funziona? Sì, funziona benissimo. Stasera deve funzionare bene perché ho uno dei miei soliti attacchi di raffreddamento, quindi non ho una voce molto suadente, neanche tonante. Comincerò subito col dire che so che alcuni di voi conoscono il museo Stibert e la villa di Montughi. Chi non l'ha vista, però, devo dire la verità, deve assolutamente andare, perché solo la vista di questo posto e poi naturalmente il percorrerlo, l'assaporare, diciamo, di queste collezioni, ma anche gli ambienti uno per uno, sono assolutamente contagiosi, cioè diventerete appassionati come il collezionista che è protagonista di questo romanzo. Non ho alcun dubbio che sia così. Perché questa è una delle case museo più straordinarie che ci siano in Europa. Non credo di tessere particolari lodi se dico che forse è la più straordinaria d'Italia, senza nulla togliere alle case museo milanesi, che sono bellissime anche quelle, ma hanno tutt'altro tono. Perché questa è davvero una sorta di proiezione scenografica di una suggestione di viaggi dell'antico proprietario, che sono, diciamo così, spazi esotici, ma anche spazi del cuore, spazi della sua passione letteraria, della sua passione storicistica. Qual è il campione più eloquente? Ma sicuramente l'armeria. L'armeria è qualche cosa che inevitabilmente ci porta tutti a fantasticare di avventure come facevamo quando eravamo adolescenti, non c'è dubbio. Anche nel nuovo ordinamento che, come dire, in qualche modo razionalizza, però non si perde, diciamo così, questa sensazione. Il collezionista di sogni, dunque io non dirò nulla sul collezionista e il collezionismo, è stato scritto molto, poi qui c'è Andrea Bacchi, ci sono gli autori, quindi più di me possono soffermarmi su questo punto. Certamente ogni collezionista propone, diciamo così, si propone come un modello individuale di rapporto con la sua esistenza, con lo spazio, col tempo. Posso solamente ricordare, sfruttando il libro di Amiche, alcune definizioni, poi vediamo se anche Frederick Stibbe sta dentro a queste definizioni, forse no, cioè ce n'è sempre una in più in qualche modo. Ball dice che ci sarebbero 17 motivazioni per collezionare: occupare il tempo libero, la spinta verso la bellezza,
la competizione, il rischio, la fantasia. E poi senso della comunità, prestigio, dominio, gratificazione sensuale, questo mi sembra molto azzeccato, giochi sessuali, desiderio di dare nuovi significati agli oggetti, il ritmo piacevole che alterna l'uguaglianza alla differenza, l'ambizione di raggiungere la perfezione, il desiderio di ingrandire il senso di sé, di dare solidità al proprio corpo, di costruire la propria identità sessuale, di raggiungere l'immortalità. Sotto la maggior parte di queste motivazioni c'è un altro tipo di tessuto narrativo, i molteplici intrecci, sviluppi ed elaborazioni di un concetto capace di connetterle tutte, il feticismo. Ma qui si tratta invece di un collezionista di sogni, cioè, tanto per citare subito, e questo è in apertura di libro, una definizione che veniva data al giovane Friedrich Stibbert, dire figlio di una stirpe guerriera, ma anche di una stirpe, come dire, arguta e astuta nei commerci e nell'economia, perché se non avesse avuto a disposizione un enorme capitale finanziario è chiaro che non avrebbe potuto collezionare tutto questo. E il termine che giustamente gli autori mettono, diciamo così, sotto l'occhio del lettore è l'aggettivo di extravagant, che mi è piaciuto molto, poi mi diranno gli autori se questa davvero, diciamo, è la estravagante, con quel termine tutto inglese che oscilla fra stravagante e spendaccione, ma significava in sostanza che all'origine non lo trovavano affidabile, evidentemente da ragazzo doveva essere stato un po' uno scavezzacollo, uno scapolo impenitente, qualcuno che scappava sempre, per forza scappava perché aveva la mania di viaggiare, e nel viaggio evidentemente ritrovava poi, come dire, quegli stimoli che lo vedevano anche a tavolino, e gli altri stimoli, quelli letterari, quelli fantasiosi della letteratura. Il collezionista di sogni, che è appunto il libro che presentiamo oggi, ha due parti, è edito da Elekta, è un romanzo. È un romanzo però un po' atipico, devo dire la verità, perché è fatto di capitoli che sono affidati a diversi autori, il coordinamento naturalmente è di chi mi sta a fianco, dovevo cominciare con la presentazione vostra, finirò perché sì, improvvisamente sì, Stibbert è stato quello che ha occupato i miei pensieri, è Stibbert che merita. Quindi è una collazione di capitoli, c'è una prima parte che è intitolata Un gentleman a Firenze, che è l'avventura della sua vita, ovvero la storia del personaggio Friedrich Stibbert, dei suoi spostamenti, dei suoi rapporti con la società del tempo, dei suoi viaggi, delle sue letture, delle sue preferenze, della formazione del suo personale gusto di collezionista e delle ragioni di queste scelte. Una seconda, ovvero Inseguendo sogni, è la storia della formazione delle raccolte di Friedrich, del loro accumulo e del loro ordinamento, però attenzione, non è il catalogo del museo. Assolutamente no, è appunto un romanzo. Da una parte un vero e proprio romanzo tessuto su memorie e documenti, dall'altro diciamo un saggio di museografia. Quindi non è il catalogo del museo come qualcuno potrebbe credere, ma è una vera e propria storia d'artista, se mi passate il termine. Personaggio centrale è Stibbert, appunto il collezionista di sogni, che nell'arco di una vita riesce a raccogliere migliaia fra armi, armature, costumi, oggetti dipinti, libri e ceramiche, un immenso patrimonio personale per la soddisfazione del suo gusto e delle sue ambizioni letterarie gotiche e fantasiose di gentleman allevato nel mito di Walter Scott, da cui con ogni probabilità la prima fascinazione per i cavalieri e le armature e naturalmente il fascino del Grand Tour. Nelle vicende della sua famiglia ci sono già tutti gli ingredienti per un vero e proprio romanzo di avventure. Il nonno generale delle truppe inglesi sotto la Compagnia delle Indie, esperto militare nell'India coloniale ai confini col Bengala e più ancora avido avventuriero nel destreggiarsi con profitto personale nell'esercizio del commercio per la Compagnia fino al limite del lecito, avrà dei processi, tanto poi da costituire con il cognato una propria Compagnia, quindi una persona molto sagace. Tramite il nonno la costituzione di un enorme capitale economico
e finanziario e di una prima raccolta di dipinti nella dimora inglese, da dove il padre Thomas, già combattente vittorioso al fianco di Wellington, si allontanerà per prendere dimora in Italia, a Firenze, e qui definitivamente nel 1838, quindi proprio un viaggio, diciamo così, che ha sì alcune rimpatriate, ma in effetti è un viaggio definitivo. I dissidi con i nonni per via della madre Giulia, di semplici origini. La parentesi dell'arruolamento volontario come guida nelle truppe di Garibaldi in marcia verso il Trentino, periodo nel quale le sue accese fantasticherie romantiche si rafforzano in un credo più consapevole di partecipazione a grandi eventi. Forse, come dire, il suo senso civico, oltre che di combattente romantico, nasce forse proprio qua. La parentesi della... Scusate, ho perduto il filo. Gli innumerevoli viaggi in Europa, in Asia, in Africa, in America, e poi la vita di gentleman, divisa fra Londra per le battute di caccia e gli amici in campagna. Qui naturalmente c'è una storia dentro l'altra, è una sorta di scatole cinese, ma ovviamente non ve le posso raccontare. Divisa dunque fra Londra e Firenze, all'epoca capitale del giovane Regno d'Italia, per occupare un posto importante in società, e ancora la passione per gli artisti suoi contemporanei, tanti e soprattutto squattrinati, quindi alla ricerca evidentemente di qualche mecenate che li potesse aiutare, a eccezione di Cristiano Banti, che invece, sapete, era abbastanza danaroso, con la cui figlia Alaide, quella stessa che Boldini, di cui Boldini si era invaghito, che avrebbe voluto sposare e che non sposerà mai, ebbe una simpatia tutto sommato ricambiata, ma di nessun peso per un futuro matrimonio. Tant'è vero che nessuno dei due si sposerà poi mai. Ancora le visite a tutte le esposizioni universali di Londra, di Filadelfia, di Parigi, praticamente le visite a tutte. Insomma, una vita spensierata, senza problemi finanziari, da scapolo impenitente ed eccentrico milionario inglese. Nel rutilante vortice della mondanità, il titolo del secondo capitolo compare prepotentemente, e non è solo una cornice, un altro protagonista, e cioè la città di Firenze, che mi sembra centrale in tutto questo. Gaia, aperta agli stranieri, con le feste, i circoli, i caffè, i teatri, che abbracciano Frederick in un vortice mondano con i più bei nomi dell'aristocrazia e della ricca borghesia, e non solo italiana. Ma è la sua passione per la storia dei popoli, dai quali sfocia poi la costituzione di un museo dove le sue raccolte possono trovare sistemazione adeguata, dove tutta la collezione sia una testimonianza dei suoi viaggi compiuti in prima persona o suggeriti dalle sue letture. Dal 1859, ormai maggiorenne, potrà disporre finalmente della sua cospicua eredità, quella del nonno, e comincia così un'avventura che lo porterà a realizzare nella casa di Montughi un percorso artistico fra i più rari e affascinanti del tempo, testimonianze dei suoi spostamenti attraverso più continenti, ma anche attestati dei suoi itinerari immaginati a tavolino, sotto suggestioni letterarie e romanzesche, debitrice a un enciclopedismo sapiente e raffinato. Tant'è vero che, per un altro versante, il museo potrebbe essere anche inteso come una sorta di Wunderkammer romantica. Insomma, ci potrebbero dare molte definizioni, è molto complesso, diciamo così, questo museo. Io dirò pochissime parole per presentare chi è a questo tavolo, ma l'avete già capito, Enrico Colle è il responsabile primario del volume, insieme a Simona Di Marco, che è qui alla mia sinistra, rispettivamente direttore e vice direttore, dico bene, del Museo Stibert, al quale, confesso, mi lega anche, come dire, un, non voglio dire vecchio ricordo, ma un ricordo più che amichevole, con il compianto Leonello Giorgio Boccia, con il quale io avevo lavorato molti anni per quanto riguardava l'armeria estense, per quanto riguardavano gli inventari, soprattutto gli inventari modenesi, avevamo lavorato per delle mostre all'estero, quindi, come dire, c'era una sorta di feeling, ma allora non avevo capito che era Stibert quello che teneva in piedi questa amicizia, lo capisco oggi sostanzialmente, ecco. Sono entrambi naturalmente studiosi di alta levatura, con Enrico ci conosciamo da moltissimo tempo, è un grande esperto delle cosiddette arti minori o applicate, qui lo sapete che il terreno è
è minato sulla definizione di queste cose, diciamo applicate, soprattutto di mobilio se non sbaglio, ecco, però insomma anche di tante altre cose. E, di Andrea Bacchi, beh, i bolognesi lo conoscono. Andrea non è bolognese ma lo è di adozione ormai, perché sei uno dei nostri, Andrea, eh? La nostra amicizia risale a un altro grande mito, credo, della nostra giovinezza, e cioè la frequentazione di Federico Zeri, non c'è dubbio, ecco. Andrea però, oltre che a dirigere appunto la Fondazione Zeri, ne sei il direttore sì. scientifico responsabile, adesso è anche associato in una cattedra all'Università di Bologna. Io mi fermo qui e do la parola a Andrea Bacchi. Bene, buonasera, grazie a Iadra Bentini e a Enrico Colli, a Simona Di Marco che mi hanno invitato questa sera a parlare, e metto subito il mio PowerPoint, spero di trovarlo, eccolo qua, e ecco, io diciamo viceversa, sono bolognese d'adozione, abito a Firenze, però devo confessare che conosco bene il Museo Stibert, anche se è molto tempo che colpevolmente non lo visito, e la lettura di questo libro mi ha proprio, come dire, fatto veramente voglia di tornare. Questo libro, come già vi ha detto Iadra Bentini, è un libro che è un romanzo, ma è anche qualcosa di più. È un libro che è un libro a cinque voci, ci sono cinque saggi, appunto quello di Simona Di Marco, Una famiglia ingombrante, che come vi ha già detto Iadra ripercorre la genealogia di Stibert, il nonno, il padre, la madre italiana e i primi anni della vita di Stibert. Quello di Enrico, Nel rutilante appunto vortice della mondanità, la Firenze capitale d'Italia e gli anni anche gli anni immediatamente successivi, e poi altri tre saggi che sono uno di Dominique Charles Fuchs, che anch'egli, no, curatore al museo, Un voyage, che è proprio una sorta di, come dire, di itinerario attraverso questi innumerevoli viaggi che Stibert fa, è particolarmente appassionante anche perché appunto spiega come in questi anni il treno, nuovi modi di viaggiare rendevano proprio, come dire, davano questa sorta di ebbrezza, di ubriacatura e di voler vedere ogni anno tutto il mondo. Infatti, come ci ha già ricordato Iadra, lui va nel 76 a Filadelfia, va in Spagna, va a Stoccolma, va in Russia, va a Parigi, va regolarmente a Londra. E poi la seconda parte del libro, Inseguendo sogni, sono due saggi, anche questi molto importanti: Il sogno ricreato, il suo museo, di Riccardo Franci, un testo che parla appunto di questa collezione, di come questa collezione diventa museo, e l'ultimo di Martina Beccattini, appunto Una Wunderkammer ottocentesca, come evocavi tu. E cioè qui nel saggio della Beccattini si parla soprattutto di quegli ambienti della casa, pare che non erano quelli destinati al museo ma quelli privati, e di come anche il gusto di Stibert cambiasse a seconda di, appunto, di ambienti destinati da subito, pensati per il pubblico, per dei visitatori all'inizio illustri, vedremo, e invece appunto gli ambienti più privati, riservati agli amici. Devo dire che la cosa molto bella leggendo questi cinque saggi è come si intrecciano fra di loro e come effettivamente alla fine, come dire, prende proprio forma la personalità davvero abbastanza, come dire, figlia, proprio assolutamente figlia della sua epoca di Stibert, e questo grande, enorme e meraviglioso museo che c'è a Firenze. Io vi propongo, diciamo, come dire, un po' di impressioni che mi sono venute leggendo questo libro da persona che non è un ottocentista, che non è uno studioso di armi, che conosce troppo poco il Museo Stibert e se ne vergogna, però vi faccio vedere come questo libro solleciti, come dire, tanti pensieri. Appunto, questa è un'immagine degli anni 50 dell'Ottocento che fa vedere la villa di Montughi, comperata dalla madre di Stibert, con questo enorme parco che
che dà sulla città di Firenze e che era la cosa che affascinava il giovane Frederick quando, dopo l'acquisto fatto da parte della madre, quando lui era in Inghilterra, lui temeva di, come dire, dover andare ad abitare con la madre in campagna, e invece dopo, una volta lì, questi meravigliosi giardini, la vista sulla città e poi la possibilità di ingrandirsi, perché il libro ne dà conto molto bene, vengono comperate le case vicine, vengono costruiti nuovi edifici proprio per dare spazio alla collezione, perché non so se era detto in quell'elenco di, come dire, di requisiti del collezionista, uno direi dei requisiti per me come dire, assoluti è l'insaziabilità, la collezione non è mai finita. Il collezionista continuerebbe a comperare, appunto è un, come dire, uno è addicted al collezionismo, e questa appunto è la casa. E poi, diciamo, appunto questa genealogia che è ricostruita molto bene, questo nonno appunto che sulla cui formazione, sulla cui storia inglese sappiamo poco, ma che ritroviamo in India, questo è un dipinto di Andrew Davis, molto, come dire, caratteristico di questi inglesi in India alla fine del Settecento. Il quadro mi pare si trova ancora a Calcutta ed è, come dire, ci dà l'idea di questi, certo, colonizzatori, però anche persone con una curiosità intellettuale pazzesca. E vedendo questo quadro, che confesso non conoscevo, mi è venuto in mente quest'altro quadro che io trovo meraviglioso, che è quello di Zoffany, che mostra il colonnello Pollier e i suoi amici, e che si trova appunto ancora a Calcutta. Cioè ci fa capire come alla fine del Settecento, appunto Zoffany si ritrae in questo quadro, gli inglesi andassero lì ma cominciavano ad apprezzare appunto la frutta che si mangiava lì, ma soprattutto i quadri, le miniature, i paesaggi. Cioè c'era proprio questa idea di appropriazione culturale dell'India e di scambio fortissimo, e questa direi curiosità, questa voracità culturale che sarà poi anche una delle caratteristiche appunto del nipote. Il nonno poi torna in Inghilterra e costruisce questa dimora molto bella che si chiamava Portsmouth House, che si trovava appunto a Southampton. Oggi vedete sul luogo dove c'era la Portsmouth House abbattuta nel 1852, io ho preso da internet una delle cose, uno degli edifici, e diciamo anche un po' per rasserenarci un po' anche noi come italiani, cioè non solo gli italiani trattano a calci il loro patrimonio, ma diciamo la dissipazione e la distruzione che c'è stata in Inghilterra, soprattutto nel corso del Novecento, ma evidentemente cominciata già prima, di queste grandi case di campagna che rappresentano veramente uno dei momenti più alti della cultura occidentale. E diciamo, non dimentichiamo che oggi c'è solo questa incisione, ma naturalmente Frederick aveva ben presente questa casa e le sue collezioni. Ma appunto arriviamo a Firenze, questo è un quadro forse non straordinario, anzi per me non straordinario, di Mussini, diciamo un po' un Ingres dei Miserabili, che rappresenta la mamma, una donna di origini semplicissime che con questo matrimonio però era diventata, come dire, una grandama di Firenze, con le due figlie e non con Frederick, perché il quadro viene dipinto in un momento in cui il giovane Frederick è in Inghilterra a studiare. Perché direi, la caratteristica per me più affascinante di questo personaggio è che in fondo non ha una vera patria, ne ha almeno due, e cioè Firenze e l'Inghilterra. Ed è questo continuo, come dire, incrocio fra il suo essere fiorentino e il suo essere però anche inglese nella passione per il collezionismo che fanno il fascino del personaggio e del libro. Il quadro si trova al museo. Qui vediamo, la maggior parte di queste immagini sono proprio tratte dal libro, questa è una fotografia appunto che ce lo mostra giovane quando studia a Cambridge. Qui poi, e l'ha già evocato Iadra, vestito da garibaldino, ce lo racconta bene Enrico, c'è l'amicizia con, mi pare si chiama Fenzi, un mazziniano, e quindi il coinvolgimento nel risorgimento italiano. Sappiamo quanti inglesi, no, sono sensibili alle lotte per l'unità d'Italia, e addirittura lui nel 66 si arruola con Garibaldi a quest'unica esperienza militare, naturalmente celebrata da una fotografia che ce lo mostra appunto con le medaglie che si è conquistato. E poi i viaggi, e i viaggi sono naturalmente le cose che porta da quei viaggi, ma anche le molte fotografie. Qui lo vediamo negli anni 60 in Spagna, in un viaggio anche in
mi pare in Egitto, perché naturalmente a questo punto c'è tutto il Mediterraneo a disposizione. Pensiamo dai viaggi che fa della Croix intorno al 30, quando scopre l'Algeria, quando scopre, come dire, questo esotismo, e a partire da questi anni, invece negli anni 60 e 70, tutta Europa poi si precipita in questi luoghi e questo gusto, come dire, molto ottocentesco del travestimento. Diciamo, l'Ottocento in fondo è il secolo che scopre tutti i secoli. Nell'Ottocento si rifà l'antichità, si rifà il gotico, si rifà il rinascimento, si rifà il barocco, e in fondo è questa idea anche di travestirsi, e quindi in Spagna si veste da torero, nel mondo arabo si veste da arabo e così via. E poi, diciamo, l'altra grande passione del momento, e che oggi, come dire, percepiamo un po' meno, e che lui però subito, come dire, intercetta da figlio del suo tempo, è la passione per la fotografia. Quando, cioè, dal 1840 viene creata, inventata la fotografia, c'è veramente una specie di ubriacatura nei confronti della fotografia. Tutti vogliono farsi fotografare, e Stibbert, che appunto, capito, era voracissimo, non solo vuole farsi fotografare, ma vuole fare le fotografie, e quindi monta uno studio di fotografo nella casa di Montughi, e questa è una foto che viene scattata proprio nel laboratorio di fotografia. E poi, appunto, questa passione per il Medioevo, i balli in maschera. Qui è con la sorella Sofronia era il nome, mi pare, della nonna, e Sofronia che sposa un Pandolfini e che quindi dà, diciamo, un accesso privilegiato a Frederick Stibbert ai grandi, come dire, ai grandi salotti fiorentini. Qui di nuovo vediamo una foto antica della casa, e devo dire, questo libro e questo personaggio, per me, dico un po' alla grossa, ma sta tutto in fondo questo mondo di feste e di, come dire, di divertimenti, fra, diciamo, quello che Luchino Visconti ci ha consegnato per sempre, trasfigurandolo, io credo, facendone qualcosa di meglio di quello che era stato in realtà, col Gattopardo, questa idea di festa continua, ma dall'altra sembra quasi di leggere, non so come dire, una puntata numero zero, una prima puntata di un'altra cosa che forse qualcuno di voi ha visto, cioè Downton Abbey, cioè questo mondo appunto degli inglesi che sono dappertutto, che hanno mille curiosità e che collezionano, come dire, opere d'arte, e in un modo assolutamente, come dire, vorticoso, prendendo, comperando assolutamente di tutto. E la collezione diventa anche, naturalmente, come lo era nel Rinascimento, diventa anche un modo per di legittimazione sociale. Questo soprattutto, mi pare, lo dica Enrico, proprio per la madre che, diciamo, nata in una famiglia modestissima, riceve i grandi personaggi della terra, perché, come viene detto nel libro, appunto, per visitare, non tanto per visitare Stibbert, ma a quel punto per visitare la collezione, viene il giovane Vittorio Emanuele III, ancora principe di Napoli. Nel 94 Oscar Wilde con Alfred Douglas sono a Firenze e vanno a vedere la collezione, che quindi era diventato un grande punto di attrazione. Nel 94, e la firma è riportata la foto della firma nel libro, la stessa Vittoria, che sappiamo viaggiava molto, andava spesso, ci ha ricordato, a Nizza, ma veniva anche più volte in Italia, in una sua visita a Firenze va a visitare, capite, la casa di questo concittadino. E, diciamo, questo elenco di visitatori si chiude, per me, molto simbolicamente con Gabriele D'Annunzio, che anche lui poi sono legati, perché in un matrimonio mi pare fanno tutti e due testimoni, uno dello sposo, uno della sposa, e quindi anche D'Annunzio vede la casa. E se ci pensate, poi il Vittoriale, cioè la casa di D'Annunzio, è già tutto un altro tipo di collezione, però anche lì, come dire, questa ossessione di possedere il mondo nella propria casa, diciamo, è molto molto forte. Il museo, diciamo, e questo fa sempre abbastanza effetto, perché poi, diciamo, i nostri musei non sono studiati, non si sa niente che dovrebbe fare. Il museo Stibbert, io devo dire, è molto studiato, ha una notevolissima bibliografia, e questo libro ha potuto essere anche un libro, come dire, di lettura per tutti, un libro che non ha note, perché dietro questo libro ci sono molti altri libri, e qui
come dire, un po' a caso, cioè vedere il libro che ha pubblicato alcuni anni fa per Allemandi, appunto Simona Di Marco, che è una biografia documentatissima di Stibert, un libro molto importante, alcune delle immagini, come lei avrà visto, sono tratte da quel libro e non da questo, e poi i cataloghi, perché già negli anni 70, appunto a Firenze, sotto la guida di Procacci, si facevano dei cataloghi sistematici dei musei fiorentini, e quelli del museo Stibert, io ho guardato oggi nella nostra biblioteca, noi ne abbiamo 5, ma forse sono anche di più, e cataloghi, come dire, molto griffati, potremmo dire, perché appunto la sezione di armi, che è la più importante, è fatta da Boccia, ma che so io, gli oggetti giapponesi fatti da Fosco Maraini, quindi diciamo con un parterre di studiosi di primissimo livello che ha studiato questa collezione davvero frastornante. A un certo punto di vista è una collezione come altre, cioè è una collezione dove sono ad esempio quello che erano la grande passione allora nell'Europa della seconda metà dell'Ottocento, cioè la riscoperta del Medioevo e del Rinascimento e quindi la pittura primitiva italiana. E quindi in qualche modo lui ha anche acquisito quadri importanti. C'è questa tavoletta, vedete, questa serie di santi, ad esempio del maestro di Verrucchio, di un pittore riminese del 300, molto molto bella, che è lì, io ho messo poche cose, un Mariotto di Nardo molto bello, un quadro, che non lo so, ferrarese di inizio 500 fra Panetti e Garofalo, e poi questi due sublimi tavolette di Carlo Crivelli, capolavori assoluti da Uffizi, da National Gallery di Londra, e lì vi ho messo una foto, non so quanto recente, che ve li mostra ambientati. E questo poi è un po' la cosa che io vorrei anche dirvi, che è la grande cifra e il grande bonus di questo museo, è come sono intrecciati fra loro e come sono ambientati gli oggetti in questa collezione. Ma c'è di tutto. Cioè, abbiamo anche l'idea che a queste date si guardasse solo il Medioevo e il Rinascimento, ma no, questo compra anche quadri del 6 e del 700. Frequenta, e mi pare, questo lo dice proprio Enrico, in queste feste va nelle case delle grandi famiglie fiorentine che avevano ancora i quadri di Dolci, i quadri barocchi, i quadri di Susterman, e quindi lui cerca di comprare anche quei quadri. Quindi anche in un momento in cui, questo è molto interessante per me, la storia dell'arte, il barocco non l'aveva affatto riscoperto, c'era un momento, il secondo Ottocento, dove il barocco era considerato, come dire, una deformazione del gusto, una cosa veramente volgare. Dall'altra, chi riscopriva il barocco? Il merito della riscoperta del barocco si deve a due categorie di persone. In primo luogo gli artisti, pensate a uno scultore come Carpeaux, come Vincenzo Vela, un pittore come Winterhalter, ma dall'altra i collezionisti. Cioè in tante collezioni comincia anche a entrare, per forza di cose, quadri barocchi. Qui c'è questa cosa, credo, di Gian Domenico Tiepolo, e poi anche pittura contemporanea, questo incantevole quadro di Pitlot, e non so se sia, ma credo di sì, sia il bozzetto originale di uno dei quadri più celebri del XIX secolo, il grande quadro con l'incendio di Pompei, un quadro che allora fece storia, oggi, come dire, è ancora un po', come dire, condannato in questa idea che aveva condannato l'Accademia Ottocentesca, che peraltro viene molto, come dire, rivalutata, ma questo quadro nell'Ottocento fece veramente, come dire, sensazione, questo quadro di Bryulioff. Sono questi quadri che, come dire, anticipano il cinema, ci fanno capire come il XIX secolo avesse voglia di come dire, non solo dei romanzi, ma di vedersele squadernate davanti i grandi drammi della storia. E Stibert aveva un bozzetto di Pitlot. Ma poi quello che è impressionante, aveva tutto. Pensate, qualsiasi tipo di oggetto Stibert lo aveva. Aveva, mi viene in mente adesso perché c'è una bellissima mostra al Bargello, le porcellane di Doccia, vedete questa cosa squisita che è di Massimiliano Soldani Benzi e un esemplare che è ancora settecentesco. Aveva questi stranissimi oggetti, questo è un oggetto che sembra islamico ma è un oggetto Cantagalli, della manifattura Cantagalli, cioè anche lì, capite, questa passione per l'Oriente, comprava gli oggetti orientali ma anche le interpretazioni degli oggetti orientali che facevano in quel momento in Italia. Arazzi di ogni tipo, smalti come questo bellissimo probabilmente bottone di Piviale trecentesco, legature di libri, vestiti, oggetti di vestiario di ogni tipo. Qui vedete una foto di una vecchia vetrina e qui vedete due cappelli. Diciamo, da un lato è chiaro che sembra quasi, come dire, che sia addicted a quella che, come dire, per dirla con Balzac, era la bricabrocologie,
la passione per il bric-a-brac, che diciamo ha colpito tutto il mondo, perché c'è proprio di tutto lì dentro, però sostenuta sempre anche da una volontà di sapere, di conoscere, perché l'altra cosa interessante è che la grande opera che sognava non solo di, come dire, non sognava solo di collezionare, ma sognava anche di scrivere, voleva scrivere una enorme storia del costume, degli abiti dal primo al XVIII secolo. E proprio quindi diciamo c'è anche questa idea che il collezionismo è strumentale, capite, alla conoscenza, a scrivere. Sapeva che storia della pittura, della scultura c'era, sapeva che le armi erano studiate, era in collegamento con i suoi grandi colleghi in Inghilterra e in Francia, ma sul costume pensava che ci fosse una lacuna, e quindi attraverso i quadri, ma anche attraverso i vestiti, voleva scrivere questa grande storia del costume. La sua passione, però, come è già stato detto, erano le armi, cioè veniva comunque da una genealogia di soldati, di militari, di capitani, quindi la passione sono le armi. E qui vedete questo ritratto giovanile che lo fa vedere davanti a Santa Maria del Fiore, ma che tiene in mano un disegnino che è un disegnino con un'armatura, quindi evidentemente da subito questa passione. Cioè, non dobbiamo dimenticare che questi sono poi gli anni in cui si vanno formando questi grandi musei enciclopedici meravigliosi, il più bello dei quali naturalmente è il Victoria and Albert Museum di Londra, il South Kensington, il Kensington Museum, cioè musei dove c'era tutto, di ogni epoca, di ogni luogo, e come dire senza distinzioni fra arti maggiori appunto e arti minori, ma con un'idea, capite, anche di comprensione di tutti i tipi di arti e dell'importanza che queste avevano nella storia della civiltà. Voglio dire, Riegel, che parla di industria artistica tardo-romana, verrà all'inizio del Novecento, ma diciamo questo tipo di raccolte sono una premessa anche ad apprezzare appunto non solo, come dire, Giovanni Pisano, Michelangelo e Canova, ma avere un'idea più a 360 gradi della produzione. E qui vediamo la passione per le armi, lo contagio in ogni modo, per cui vedete si fa, nell'Ottocento si continuano a fare, come dire, finte armature rinascimentali, che lui si mette e fa questa specie di tableau vivant, vedete, con questa signora. Quest'altra, anche colorata, è fare una foto colorata, altra sua foto in armatura, come in un ritratto di Antonio Moro o di un grande pittore del Cinquecento. Qui siamo nel 1887, se non mi sbaglio, è l'anno in cui si inaugura grande impresa fiorentina, la nuova facciata del Duomo, si fa una grande festa, anche lì festa in costume, e prima della festa, vedete, si fa ritrarre come un cavaliere, proprio si capisce come i libri di Walter Scott l'avevano drogato completamente Stibbert. E poi disegna continuamente anche le armature, e disegna, come dire, anche un'influenza, perché ad esempio gli amici i torrigiani, no, sono che a Fos di Novo avevano i ruderi di un castello, e lui convince questo amico il Torrigiani a costruire questa meraviglia che oggi ci piace più di un castello medievale, che è questa fantasia neogotica. E vedete lì a destra è un disegno di Stibbert per una delle decorazioni del castello di Fos di Novo che i torrigiani costruiscono in questo momento. Quindi diciamo influenza molto anche questa i suoi contemporanei. E poi qui di nuovo il padiglione egizio, ma ecco, vedete una serie di disegni di armature, di nuovo questa passione per le armature, ma che, capite, per la fotografia. E le armature, naturalmente le armature sono anni in cui si vanno costruendo grandi collezioni di armature, Wallace a Londra, Victoria and Albert, lui viaggia, poi anche va a vedere quella di Torino, ci sono tutti i problemi anche su come esporle, su come fare i manichini, su come fare i cavalli. A un certo punto chiama da Torino questo signore che imbalsamava i cavalli, e perché nell'armeria di Torino avevano messo i cavalli veri imbalsamati, e poi trova che fanno tristezza, il vero che costano un sacco di soldi e che non sono così belli, allora di nuovo i manichini, e fa lavorare gli artigiani per fare questi manichini. Qui vediamo una bellissima
armatura, c'è qualche anche, appunto, pezzo davvero molto molto importante. Sapete che la grande città per la produzione di armature in Italia nel Rinascimento è Milano, dove gli armaioli erano considerati al pari dei grandi artisti. Vasari nelle Vite dedica un intero paragrafo ai grandi armaioli milanesi del Cinquecento, che facevano armature per Carlo V, per Francesco I, per tutta Europa. E questa è una di queste meravigliose armature di questo momento. Qui due vedute, appunto, dell'allestimento, perché poi, diciamo, oltre a comperare, oltre a sistemare, appunto, il suo grande cruccio, il suo grande passione è quella di come sistemare le armature, capite, in un ambiente che sia filologico, ma anche, naturalmente, non può non essere evocativo. E qui vedete due foto dell'allestimento ottocentesco. E qui una foto più recente, foto più recenti. E però poi una parte di questo interesse per l'armatura confluisce nell'interesse per i posti esotici e quindi per il Giappone. Sapete che negli anni 60 dell'Ottocento che il Giappone si apre ai commerci con l'Occidente, arrivano tutti i paraventi, le stampe giapponesi che cambiano la pittura di Manet, che cambiano la pittura di Degas, che fanno impazzire la Francia, e arrivano anche le armi. Ed è abbastanza interessante, ed è anche, come dire, un po' il segno della ingenuità anche di quest'uomo, che l'aspetto esotico gli fa amare follemente anche queste armature dei samurai, che sono personaggi che, appunto, quasi contemporanei, ma che lui assimila per l'esotismo ai grandi cavalieri medievali italiani. E credo che da questo punto di vista la collezione che oggi c'è allo Stibert di armature giapponesi sia veramente senza pari. E qui mi viene in mente un parallelo di questa fascinazione che l'Oriente aveva a Firenze, è quella che colpisce un altro personaggio così singolare, e cioè il marchese Panciatichi, che a San Mezzano fa costruire questa specie di follia, qui vedete un interno di gusto arabo, più o meno negli stessi anni. Sappiamo che si conoscevano e si frequentavano. Cioè, questo libro restituisce, capite, anche proprio, come dire, un tessuto di persone, di collezionisti estremamente, come dire, creativi, estremamente originali. E qui, diciamo, vorrei farvi vedere, e sto per finire, alcune immagini del luogo, perché appunto io credo che il grande fascino del museo non stia tanto, o non stia soltanto, scusate, nelle sue collezioni, ma stia nel fatto che, pur con i dovuti aggiustamenti, questo museo è ancora più o meno come ce l'ha lasciato lui. E quindi, diciamo, è un museo, certo, è interessante per chi studia le armature giapponesi, ma, diciamo, non siamo in tanti a studiarle, io non le studio, ma, diciamo, è interessante per chi in fondo ha una passione per il secondo Ottocento, per chi legge i libri di quell'epoca, perché ci tuffa veramente in un mondo singolarissimo, poi in questo connubio Firenze-Inghilterra che è continuo. Qui vedete il lapidario tipo Bargello, tutto fiorentino, e vi dicevo, ci tuffa in questo mondo che è assolutamente, come dire, magico, così come si presenta in questo edificio. L'edificio era un edificio che aveva una sua storia, era un edificio settecentesco e che aveva ancora decorazioni di un artista che adesso ci piace molto, che è Luigi Ademollo, folle, grande pittore neoclassico che lavora a Pitti, lavora a Siena, lavora nelle chiese di Firenze, e che aveva decorato varie stanze, alcune delle quali lui copre con i corami, ma poi mi pare, diciamo, sono state scoperte, perché qui vedete la camera da letto, hanno ripreso le pitture originali neoclassiche, e arriva, come dire, a riscoprire, insomma, erano quelli della generazione prima, i mobili neoclassici. E poi, appunto, lo si è detto, lo diceva anche Iadra, questo rapporto con i pittori contemporanei, con grandi pittori, appunto, come Cristiano Banti, come Gordigiani, ma poi anche tutta una serie di frescanti, di decoratori. Il nome più celebre è quello di Annibale Gatti, ma ce ne sono anche altri, come l'autore di questo affresco, che non mi ricordo chi è, Baldi, non me lo ricordo, e mi perdonerete. Baldancoli, scusa, grazie, ecco, che vedete fanno comunque, diciamo, opere diciamo di grande qualità, e dove si pesca un po' in tutto, come dire, dal Correggio della Camera di San Paolo alle pitture sull'oro, cioè c'è proprio tutto questo gusto di questo revival, come dire,
veramente pieno di passione e pieno di curiosità del secondo Ottocento. E vi dicevo, le stanze, e vorrei davvero chiudere con qualche immagine delle stanze, proprio perché, diciamo, la magia, secondo me, è come sono, come dire, sistemate queste stanze che appunto non sono stanze così esclusivamente fiorentine, appunto, e non sono neanche tipiche del collezionismo più mainstream di quell'epoca, perché non dimentichiamo che in questa epoca ci sono anche appunto grandi collezionisti che si specializzano nella pittura, cioè è il momento, cioè di lì a poco lui può anche incrociare Berenson, incrocia Morelli, però non ha rapporti con questi personaggi, cioè non c'è un collezionismo finalizzato a quello, ma è un collezionismo appunto diverso, di oggetti diversi e soprattutto di creare degli ambienti che, passatemelo, sono pieni, come dire, di charme, e che questo charme sono riusciti a mantenere, perché restituiscono proprio il profumo di quell'epoca. Quindi non è il singolo oggetto, ma il modo in cui lui, come dire, costruiva questa sua follia, questa sua storia dell'arte. Qui vedete appunto un'altra sala con una delle poche sculture contemporanee, una cosa di Tito Sarrocchi, no? Questo è un allievo di Dupré, commissionata da lui. Vedete anche le vetrate, sono vetrate in stile rinascimentale, lampadari di Murano, ritratti, mobili neo-seicenteschi o seicenteschi. Questo salottino, vedete, completamente neobarocco, cioè, come dire, ogni stanza ha uno stile, un momento diverso della collezione di Stibert. Questa appunto è la grande sala dove appende orgogliosamente, peraltro, il ritratto che Mussini fa della madre con le due sorelle, vedete, al posto di onore, perché, diciamo, è ormai fiero di questo stato, come dire, che gli viene riconosciuto socialmente proprio in virtù di questa collezione, l'enorme camino che fa costruire, i tappeti. E qui viene da fare il confronto, perché veramente a me, come ambiente, le cose più vicine che ricordano sono proprio le case inglesi. Qui ho preso un po' a caso una foto, diciamo, un po' di adesso, della celeberrima sala dei Canaletto di Woburn Abbey, qui allestita, perché naturalmente anche lì nelle case organizzano pranzi, cene per ospiti, credo paying guest, per mantenerla, e vedete questa idea delle pareti rosse colorate, cioè c'è veramente quello spirito. E messo Woburn Abbey poi non completamente a caso, perché lui ha cercato di, mi pare, di acquistare cose da Woburn Abbey, aveva avuto dei rapporti con il duca di Bedford. Ecco un'altra di queste case, vedete, dove il fascino non è solo nelle opere, ma nel mobile, nell'orologio, nella fruttiera, cioè in questa idea che, come dire, ci sembra di tornare nel mondo in cui questi personaggi vivevano. E in Inghilterra, nelle case di campagna, questo è moneta corrente. In Italia è molto, molto più difficile trovare questo aspetto. E quindi davvero è prezioso da questo punto. E quindi vedete altri saloni, li scorro molto rapidamente, perché, diciamo, l'idea è che chi di voi non li ha già visti ci deve tornare, ma anche chi li ha già visti, perché è chiaro che è il tipo di interno dove ogni visita riserva delle sorprese. E chiudo su questa stanza dove c'è un po' tutto il suo spirito, questa stanza dove questo spirito anche un po' pasticcione, ma che piace per quello, la stanza delle bandiere, dove, se non ho capito male, il soffitto sono vere bandiere del Paglio, che ha comperato a Siena, ma tipo in un deposito, perché queste sono dell'inizio dell'Ottocento, non sono cose preziose, ma veramente c'è questo spirito alla Walter Scott, cioè era già medioevo finto nelle bandiere, poi lo riallestisce, capite, come in una tenda. E invece alla parete c'è una cosa molto preziosa, ci sono questi corami che vengono, capite, famiglie che crescono e famiglie che cadono, in questo caso i Chigi Zondadari, che peraltro ci sono ancora, con residenze ancora meravigliose, ma in quel momento stavano smantellando quel posto sublime che è il grande palazzo Chigi di San Quirico d'Orcia, che oggi è del comune, insomma sono tutte delle stanzacce, tenuto male, triste, e lo stavano smantellando e vendendo tutto, e avevano queste sale Chigi fatte nel momento in cui i Chigi avevano il Papa Roma, quindi, diciamo, sia a San Quirico d'Orcia, che magari è mezzo, come dire, in periferia, ma era, come dire, come un palazzo di Roma, erano tutte rivestite di questi cuoi preziosissimi. Ed è interessante leggere qui come lui riesce a comperarli per questa sala,
ma poi ne vorrebbe comprare degli altri, loro non glieli danno, poi alla fine naturalmente hanno bisogno di soldi e quindi gli danno tutti i corami. E quindi, capite, tornano qui e, come dire, questo insieme di vetrate ottocentesche, stendardi d'inizio Ottocento, quadri del Seicento, corami di provenienza più che illustre, diciamo, funzionano meravigliosamente tutti insieme. E questa magia veramente viene, come dire, ci viene trasmessa da questo libro molto bello. Vi ringrazio. Grazie Andrea, ci hai fatto entrare proprio in un contesto temporale molto particolare, ci hai fatto entrare, come dire, nei riflessi concreti del carattere di Stibbert e ci hai dimostrato che la tua passionalità non è da meno di quella del collezionista. Purtroppo non ho le cose di Stibbert. Però non hai le cose di Stibbert, certo, però ne possiedi tante perché sai molte cose. Adesso tocca agli autori, non so chi... prima la parola a Enrico, prima la parola a Simona, io faccio quello che voglio. Dico due parole per introdurre Simona. Io voglio solo dire una cosa però, che noi celebriamo questo personaggio per un dato importantissimo, questo lo dico, come dire, un po' da vecchia funzionaria dello Stato che ha sempre avuto un occhio, diciamo così, verso il patrimonio pubblico. Frederick Stibbert lega nel suo testamento la casa al comune di Firenze, quindi che è uno degli atti, diciamo così, di, non voglio dire neanche di munificenza, ma di liberalità autentica, forse più grande d'Italia in quel momento. No, hai assolutamente ragione. Assolutamente. Però una devo cosa dire, per una volta possiamo essere orgogliosi, perché il comune siamo di Firenze orgogliosi. Lo sta tenendo molto bene. Lo sta tenendo molto bene, grazie anche a loro, ma insomma, certo, non vorrei elogiare troppo, prego. Però... Sì, Stibbert è stato doppiamente generoso perché lo lega anche con una dote cospicua per il mantenimento del museo, perché lui è stato un uomo che non era solo un grande collezionista, un dandy, un viaggiatore, era anche un abile amministratore del suo patrimonio, cosa che la mamma non l'avrebbe mai detto all'inizio, aveva il terrore che spendesse tutti i soldi in questi oggetti. Invece, andando avanti negli anni, si è dimostrato sempre più abile nell'amministrare questo immenso patrimonio, che era un patrimonio non fondiario, non immobiliare, ma un patrimonio liquido, diciamo, di un capitale che doveva essere continuamente investito, disinvestito. Pensate che riuscì ad evitare di essere coinvolto, tutto il capitale era stato messo dal padre nella banca Fenzi di Firenze. Nella seconda metà dell'Ottocento, appena dopo l'Unità d'Italia, la banca fallì. Lui, per fortuna, il capitale l'aveva già disinvestito e investito in altre speculazioni. E quindi, ecco, detto questo, appunto, noi ci sentiamo, ecco, lo dico perché noi ci sentiamo molto compresi di questo fatto di dover mantenere questa eredità così importante, ma anche dal punto di vista di gestione onerosa al giorno d'oggi, come sappiamo tutti, ed è un problema di tutti i musei italiani. Quello che è stato centrato appunto sia da Jadranka che da Andrea, che voglio ringraziare, insieme a Luisa Marchini, che ci ha dato la possibilità di farvi conoscere questo libro e di farvi conoscere anche il museo, ecco, è proprio quella di questo collezionista, che è di un'epoca in cui l'Italia è veramente internazionale, soprattutto Firenze è il centro di scambi culturali, una nuova, potremmo dire, età dell'oro di Firenze, questa della seconda metà dell'Ottocento, dove passano tutti i mercanti, i collezionismi da tutto il mondo, e Stibbert riesce a creare qualcosa di veramente unico e speciale.
L'altra cosa che è importante, che noi cerchiamo di mantenere, è stato detto il fascino dell'allestimento, allestimento che è stato studiato e pensato da Stiber fino nei minimi particolari, lo dimostrano i disegni, quindi le opere venivano acquistate ma non poi ammassate o esposte così una accanto all'altra in modo non troppo ragionato. Erano tutte studiate attraverso dei disegni, delle indicazioni precise che lui dava ai suoi molti artigiani, e si è conservato ed è l'unico, appunto, si può proprio dire in Italia, che si è conservato così integro in tutte le sue parti decorative e di collezione, perché le altre case museo italiane hanno subito dei danni durante le guerre, soprattutto durante l'ultima guerra mondiale. Pensiamo al Pol di Pezzoli, di cui l'allestimento ora solo in parte rispecchia quello del collezionista, del suo creatore. E questo però è frutto, si citava prima Lionello Boccia e voglio citare anche chi mi ha preceduto, cioè Cristina Piacenti, frutto proprio di questi due storici dell'arte che hanno voluto ricreare il museo così com'era attraverso le fonti documentarie, perché come voi sapete l'Ottocento ha avuto una grande sfortuna critica a partire dagli anni 30 del secolo scorso, e quindi i precedenti direttori, soprattutto il Lenzi, che era il grande deus ex machina dei musei comunali fiorentini, aveva spogliato il museo di tutti i suoi arredi per privilegiare l'esposizione delle armi e degli arazzi. Ecco, con Boccia il museo viene a riconquistare la sua vera dimensione, quella che vediamo oggi. Quindi riesce a recuperare dai depositi la mobilia che era stata tolta, riesce a ricreare le due parti di cui si compone il museo, che diceva anche Andrea, cioè il vero museo, l'armeria e la casa museo. E Cristina Piacenti riesce a mandare avanti questo progetto dopo la prematura scomparsa di Boccia, e ultimamente noi, in questi ultimi anni di cui sono diventato direttore, siamo riusciti a riaprire le ultime sale che rimanevano da sistemare e a riportare nella sala della cavalcata, anche negli altri ambienti dell'armeria, tutti quegli arredi che stavano nei depositi e che avevano bisogno di essere restaurati, fino all'ultimo restauro che è proprio di questa primavera, che è quello delle sale giapponesi, che sono rientrate finalmente a far parte del percorso del museo. Quindi ora chi verrà al Museo Stiber potrà vedere il museo totalmente riallestito e aperto al pubblico. E mi ricongiungo, prima di dare la parola a Simona Di Marco, a quello che è stato detto, cioè che ci rendiamo disponibili, sia Simona che anch'io, a organizzare una visita al museo. Un museo che si trova sulle colline di Firenze, che una parte di Firenze molto amata dagli inglesi, non a caso vicino c'è anche Villa Acton, a cui si può aggiungere anche una visita oltre al Museo Stiber, essendo vicini, e gli Acton, ci sono delle foto che li raffigurano all'interno del parco di Villa Stiber, anche quindi c'è un rapporto di amicizia tra le due istituzioni, e quindi vi proporrei appunto di, se volete organizzarlo singolarmente o in gruppo, di venire al museo. E ecco, ho preso la parola perché chi ha studiato a lungo la biografia di Frederick Stibert e chi ha lavorato accanto appunto a Lionello Boccia, poi a Cristina Piacenti, più a lungo di tutti noi all'interno del museo oggi, è proprio Simona Di Marco, la quale ha iniziato il suo lavoro all'interno del museo riordinando una splendida biblioteca che sarà oggetto, voglio che sia oggetto tra poco, di una mostra, anche con dei libri straordinari sulla storia dei costumi civili e militari, con delle legature che ha fatto vedere anche Andrea straordinarie, e poi via via studiando gli archivi, studiando anche le opere che sono conservate. E quindi cederei la parola a Simona, che perché ci offrisse un primo itinerario di visita all'interno della collezione. Sì.
Vogliamo scambiarci un attimo. Scusatemi. Eccolo, sì. Sì, veloce, certo. Ecco, molto è già stato detto, non è il caso di ripercorrere nuovamente le tappe della vita e della storia di Frederick Stibbert. Vorrei soltanto dire una cosa, che lui sarebbe stato entusiasta di essere presentato in questa sala, circondato da tutti gli stemmi degli studenti dell'Università di Bologna. La sua grande passione per la storia del costume lo portava a essere appassionato anche di araldica, e quindi, come avete potuto vedere forse in qualcuno delle immagini che già sono passate, gli stemmi, la storia dell'araldica sono stati una delle sue manie, e essere presentato in questo ambiente certamente l'avrebbe lusingato moltissimo. Altri contatti con la città di Bologna ci sono. Quando partì per esempio Garibaldino, guida garibaldina nel 66 per la campagna del Trentino, uno dei suoi compagni era Mazzacurati, era una delle famiglie bolognesi. Il conte Mazzacurati è stato il suo compagno d'armi, era quello che poi alla fine gli scrisse il biglietto con cui gli comunicava che il generale Garibaldi aveva deciso di fregiarlo, di insignirlo della medaglia d'argento al valor militare, perché Stibbert si era comportato in maniera coraggiosa e anche fino allo sprezzo del pericolo, si dice nella menzione, durante la battaglia di Condino, appunto durante la campagna del Tirolo. Questo per dire come Stibbert fosse in realtà collegato con molte città, non soltanto la sua vita di viaggiatore lo portava in contatto con la società, con la realtà di tante città italiane e non solo italiane. Facciamo una velocissima corsa attraverso le immagini della sua storia. Avete visto, qui vedete il nonno, nell'ovale sottostante il ritratto di suo padre Thomas Stibbert. Il nonno Giles Stibbert era stato generale dell'esercito della Compagnia delle Indie, il padre invece è colonnello nelle Coldstream Guards, quindi i reggimenti dell'esercito inglese, i più rappresentativi reggimenti, e la madre con le due sorelle, la Erminia e la Sofronia. La Julia Stibbert era una donna che il padre aveva conosciuto quando era già vecchio e si erano avvicinati, avevano fatto coppia, come si direbbe oggi, per molti anni prima di sposarla. E lei era di origini semplici, molto povere, tant'è vero che vederla in questo ritratto che si fregia di tutti i simboli della ricchezza, compreso il manto di ermellino, sinceramente fa quasi sorridere a pensare qual era l'ambizione di questa donna, che era una donna estremamente intelligente e molto determinata. È stata lei la vera artefice dell'unità della famiglia Stibbert. E poi Frederick da giovane, come vedete qui, e Frederick che va a studiare in Inghilterra, lo spediscono in Inghilterra, letteralmente lo spediscono in Inghilterra, perché hanno paura che qui in Italia l'essere rimasto erede di questo grande patrimonio, ma non difeso da un tutore uomo, potesse metterlo in difficoltà, e quindi lo mandano in Inghilterra come pupillo sotto il controllo del Lord Cancelliere. Questo per dire quanta attenzione c'era per la conservazione di questo patrimonio enorme che lui aveva ereditato. E qui è il primo a sinistra che vedete, in questo momento è a Cambridge. Era uno studente pessimo, veniva cacciato sistematicamente da tutte le scuole, erano convinti per questo che sarebbe stato uno scioperato, come si dice a Firenze, che avrebbe dilapidato il suo patrimonio in poco tempo. Invece proprio in quegli anni in Inghilterra matura questa sua passione per la storia del costume, per la storia delle armi, che poi determinano le sue scelte successive, e ancora la passione per le rievocazioni medievali, ancora con la Sofronia. La sorella Sofronia, la Erminia era morta giovane, quindi non c'era più la seconda sorellina.
e poi ancora le immagini che già avete visto. Questi sono gli amici, il grande amico inglese Cornwallis, che era proprietario di un bel castello nel Galles dove si trovavano sempre per andare a caccia, e le tante donne che hanno costellato la sua vita, ma che nessuna ha raggiunto neanche un minimo di visibilità, di riconoscibilità. Non si sa quasi niente di queste ragazze che sono state le sue fidanzate, amanti, chiamatele un po' come volete. Sta di fatto che il suo interesse, la sua passione era concentrata sulla sua collezione, sulla sua villa, sulla sua casa. E la villa era una villa molto vissuta. Per esempio c'era una scuderia strepitosa, popolata di cavalli costosissimi, di cui lui era un grande appassionato, ed essendo così appunto ricco non aveva limiti nella spesa anche per i cavalli. E c'era qui vedete di nuovo la villa, come l'ha trovata la madre quando l'ha comprata e come si trasforma. Siamo qui negli anni, la seconda immagine è la villa negli anni 80 dell'Ottocento, quindi ancora non a completamento di tutte le trasformazioni che poi Frederick porterà a termine fino al 1906, l'anno in cui muore, e fino all'ultimo si continua a lavorare a Villa Stibert. Lavorano a Villa Stibert fino a 100 persone contemporaneamente, fra pittori, decoratori, muratori, tappezzieri, c'era veramente di tutto, era una fucina continua di attività. Ecco la casa come appare adesso, la parte che allora veniva chiamata del castello, e a destra vedete un piccolo disegno di quelli fatti da Stibert. Stibert non scrive, ecco, questa è un'altra delle caratteristiche del personaggio. Frederick Stibert non scrive mai, non scrive una parola, non tiene un diario, non tiene una memoria dei pezzi che compra. Noi non abbiamo quasi niente di scritto di Stibert. Stibert disegna, passano le sue impressioni, passano tutte attraverso i disegni dei suoi taccuini. E qui alcune visioni del parco, il tempio egizio, il tempio ellenistico, l'ambientazione delle sculture, perché anche il verde, anche l'esterno della casa aveva la sua importanza ed entrava in sintonia con le raccolte. E poi la mania dell'Egitto che aveva portato alla creazione del tempio e che porta all'acquisto dei sarcofagi addirittura, per dire quanti rivoli di attenzione ci sono nella collezione di Frederick Stibert. Il grande salone che già vi ha mostrato il nostro relatore, gli altri salotti, la prima stanza a sinistra è invece il grande salone della quadreria. Per realizzare il salone della quadreria Stibert trasforma completamente la villa dei vicini, la compra, la svuota, ne lascia soltanto il guscio esterno e la ricollega con la casa di sua madre. Quando la madre torna dalle vacanze, perché era stata in vacanza come sempre, come tutti gli anni, alla Spezia a fare il mare, torna alla fine di agosto a Firenze, trova la casa completamente trasformata e gli scrive una lettera. Lui nel frattempo è in Inghilterra a fare altre cose, eccetera. Gli manda una lettera e gli dice: hai rovinato la mia bella villa, l'hai trasformata in un convento. Lungo la strada adesso la facciata è un'enorme muraglia. L'enorme muraglia è quello che oggi è il grande salone della cavalcata. Qui ancora i salotti già visti, la sala della libreria che appunto è stata svuotata dei libri che sono stati portati in altri ambienti. È una bella biblioteca quella di Frederick Stibert, una biblioteca storica molto, molto importante. E ancora salotti, e ancora stanze. Questa è la sala del biliardo, che oggi si è trasformata in una parte dell'armeria, ma qui al centro di questa sala c'era un biliardo su cui lui giocava con gli amici, e il grande camino di maiolica preraffaellita, di gusto preraffaellita, che fa venire direttamente dall'Inghilterra, uno dei primissimi esempi a Firenze di questo gusto, che poi naturalmente non fu compreso e dopo la sua morte fu smontato impietosamente, trasferito nel deposito ed è stato recuperato proprio negli anni di Lionello Boccia, uno dei primissimi riallestimenti della casa museo. E qui ancora le stanze napoleoniche. Ecco, una cosa che forse non molti sanno: il Museo Stibert conserva il manto di Napoleone, il mantello che Napoleone indossa per l'incoronazione al re d'Italia nel 1805 a Milano. Sono piccole sorprese, piccole grandi sorprese che si hanno visitando il museo. E ancora la sala del ballatoio, ispirata ai grandi castelli tedeschi che lui visitava quasi ogni anno in questo suo ciclo di viaggi.
continui. E qui infine il Salone dell'Armeria, la Sala della Cavalcata, che tutti quelli che hanno visitato il museo non possono aver dimenticato, un enorme salone con un corteo di 12 cavalieri interamente montati all'interno, che doveva dare al visitatore la sensazione di essere circondato dalla storia medievale, non più di studiarla o di vederla, ma di esserne parte, di viverla direttamente nella vicinanza di questi personaggi. E qui le fotografie fatte realizzare nel suo laboratorio, quindi con questo gusto fra il macabro e il romantico, e le pitture di Stibert. Stibert, appunto, come vi dicevo, non scrive, disegna, dipinge da accademico, la sua passione erano i fiori, dipinge quindi le nature morte. E qui di nuovo la Sala della Cavalcata, la Sala del Condottiero, che è ispirato al grande monumento, la figura del condottiero al centro di questa sala è ispirato al monumento equestre di Paolo Uccello, commemorativo di John Oakwood, Giovanni Acuto, che era stato l'inglese italianato, il diavolo incarnato, quindi l'uomo che in qualche modo Stibert sente vicino, perché la sua origine inglese si fonde con la sua scelta di vivere da italiano, da fiorentino. E poi ancora ambienti, l'ispirazione dell'Oriente, quindi la Alhambra di Granada, che diventa suggestione per la realizzazione delle sale dove ambientare le collezioni islamiche, e si facevano venire gli stucchi, frammenti degli stucchi dell'Alhambra dai quali ricavare le forme per riprodurre gli stucchi anche nella villa di Montucchi. E per ultime le sale giapponesi, ecco qua, queste sono dopo il recente rimontaggio ancora spoglie nelle pareti di una serie di ritratti che lui ci aveva montato. C'è da pensare sempre che Stibert non lasciava un centimetro quadrato libero delle pareti di casa sua, ma neanche degli spazi, era una sorta di horror vacui che lo portava a riempire gli ambienti di tutto quello che lui riteneva potesse essere utile alla comprensione di un periodo storico. Ed ecco qui i nostri samurai e tutti gli altri cimeli, i grandi paraventi che narrano storie di guerra, e Stibert che ci saluta in questa ultima immagine attraverso questa reinterpretazione del cavaliere neomedievale che lui aveva voluto essere nel 1887. Ecco, fine. Io ringrazio gli autori, faccio un'osservazione. Oggi si parla tanto del fantasy medievale del Rinascimento, questo altro che fantasy, cioè meglio del Trono di Spade, direi che insomma qui siamo a un livello indubbiamente molto molto superiore. E non abbiamo qui nei nostri territori qualcosa di analogo, sì, rispetto così a queste manie in fondo esotiche, ci può essere la Rocchetta Mattei da noi, sì. però ha un passo diverso, è più tarda, ha una funzione diversa, si vive, si opera all'interno per tutt'altro obiettivo, quindi è una cosa, diciamo, che insomma così solamente dal punto di vista evocativo, niente di più, insomma. Io mi rivolgo al pubblico, se c'è qualche curiosità, io penso che i nostri autori e anche Andrea siano felici di rispondere, per cui passo la parola al pubblico. Ecco, per dire, ad Bologna probabilmente fu una tappa dei suoi viaggi, anche Bologna, e visitò le collezioni bolognesi, quindi rimase forse più impressionato dalle collezioni scientifiche. Da questa sorta di Wunderkammer che c'era qui a Bologna, da questi ambienti così come li vediamo noi oggi, anche così ricchi di decorazione, dove non c'era nessuno spazio lasciato appunto vuoto. E quindi diciamo che per Stibert Bologna poteva essere stato uno stimolo per acquistare anche oggetti che abbiamo provenienti dall'Africa, provenienti da questi mondi lontani, ecco, per questo suo collezionismo aperto a tutto, capito? Non solo alle armi e alle opere d'arte.
Quindi diciamo prima dei musei universitari, perché come li vediamo oggi non sono effettivamente quelli di un tempo, forse una cosa che avrà visto con molto piacere sarà stato il museo civico alla fine dell'Ottocento, perché non in quel 1888 che è il centenario bolognese che viene festeggiato qui, e che oggi noi conosciamo solo attraverso delle fotografie, perché oggi noi abbiamo il vecchio museo, che era un enorme Wunderkammer, ma in un senso diciamo più globalizzante, nello stesso tempo più articolato. Noi oggi abbiamo il Museo Civico Archeologico, abbiamo il Museo Medievale del Risorgimento, il Museo del Risorgimento, cioè abbiamo praticamente scorporato tutto. E invece il filone, diciamo così, proprio che è anche quello di Stibert, è quello di una unione, no, intera, che non ha delle gerarchie sostanzialmente fra le cose. Rilancio la mia domanda se qualcuno ha curiosità, altrimenti. Spero che. Sì? Ecco. Luisa. Sono totalmente affascinata dalle immagini che abbiamo visto, e sarei per raccogliere un invito che ci è stato rivolto dal dottor Colle, perché una visita a questa meraviglia assolutamente non ci si può rinunciare. Quindi sarei per lanciare una specie di OPA, sì, su un'organizzazione di un'andata collettiva a Firenze per vedere questa cosa straordinaria, poi con la guida naturalmente della nostra IADRA e degli autori del libro. Noi senza IADRA non possiamo viaggiare, naturalmente. e per vedere concretamente, oltretutto immagino che anche camminare in quei giardini e in quella straordinaria casa debba essere un'esperienza veramente di sogno. Quindi ecco, il mio intervento è questo. Sì. Cerchiamo di realizzarlo. Grazie. Benissimo. Allora, a questo punto, con questo, diciamo, questa immagine, miraggio all'orizzonte, io ringrazio di nuovo gli autori del collezionista di sogni, che sono tanti, li vogliamo dire anche? Sì. Sì. Li vogliamo dire? Allora, cambio gli occhiali, perché naturalmente questi non mi consentono. Simona Di Marco, Enrico Colle, Dominique Charles Fuchs, Riccardo Franci, Martina Beccattini, e poi naturalmente ringraziamo Andrea Bacchi e, dulcis in fundo, naturalmente il pubblico che è rimasto con noi ad ascoltare tutto questo, e la biblioteca dell'Archiginnasio che ci ospita sempre in questa sala meravigliosa. Qui c'è il responsabile generale, il dottor Pierangelo Bellettini, che ringrazio a nome di tutti. L'ho già messa in borsa io. Basta che ti dico, devo leggere questo. No, adesso fai un giro con noi. Mi ha fatto piacere che abbia.